Mentre veniva predicato il messaggio che Gesù sarebbe venuto presto, molto presto, il movimento guadagnò popolarità e forza. Anche se c'erano persone che dubitavano o schernivano, il numero di coloro che aspettavano il ritorno di Gesù aumentò. Il movimento raggiunse l'apice nel nord-est degli Stati Uniti d'America, sebbene non rimase assolutamente un fenomeno limitato all'America. Prima dell'epoca delle email e delle comunicazioni via internet, lo Spirito di Dio stava facendo muovere nel mondo persone diverse che studiavano la sua parola e arrivavano a conclusioni simili. In Inghilterra, un predicatore di nome Edward Irving proclamava che ben presto Gesù sarebbe tornato. In Germania, Johann Bengel. In Sud America, Manuel de la Cunza. Fu un risveglio a livello mondiale che adempiva il testo di Daniele 12, versetto 4, che dice che al tempo della fine gli uomini andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. La conoscenza della Bibbia aumenterà, ma soprattutto la conoscenza del libro di Daniele e dell'Apocalisse. I credenti inizialmente pensavano che Gesù sarebbe tornato nella primavera del 1844 e quando non accadde, questo provocò una certa delusione. Ma furono fortemente incoraggiati quando gli studi di Samuel Snow rivelarono la profezia che indicava il 22 ottobre. Questo portò a un forte risveglio nei credenti, che vollero rimediare agli sbagli ed essere pronti per incontrare Gesù alla sua venuta. Volevano che le loro vite dimostrassero la loro fede, alcuni vendettero le case, altri chiusero le attività, alcuni contadini lasciarono i raccolti nei campi e molti altri furono battezzati. Charles Fitch fu un ministro che battezzò moltissime persone nell'autunno del 1844 e purtroppo in un'occasione, siccome c'erano così tante persone da battezzare, trascorse così tanto tempo nelle acque gelate del New England che si prese una polmonite. Morì il 14 ottobre, ma data la fede che lui e la famiglia avevano nel ritorno a breve di Gesù, credettero di poterlo rivedere nel giro di poche settimane. Il suo necrologio lo diceva. I credenti della località della fattoria di William Miller si riunirono nella sua proprietà per attendere il ritorno di Gesù e rimasero su questa roccia, oggi chiamata la roccia dell'ascensione. Credevano che sarebbero ascesi al cielo. Quando Gesù non arrivò, soffrirono una forte delusione e le loro speranze furono distrutte. Avevano affidato la vita alla convinzione che Gesù sarebbe tornato presto, ma non era successo. La loro fede era stata vana? Era stata presunzione? Si sarebbero ripresi dall'imbarazzo, dal ridicolo e dalla vergogna che avrebbero dovuto affrontare? Henry Hammonds disse più tardi: «Ho atteso tutto martedì e il caro Gesù non è venuto. Ho atteso tutta la mattina di mercoledì, ma dopo le 12 ho iniziato a sentirmi svenire. La mia forza naturale mi stava lasciando in fretta e sono rimasto prostrato per 2 giorni senza dolore». Pieno di delusione. Hiram Edson commentò più tardi: «Le nostre speranze e aspettative più care furono spazzate via e fummo invasi da una tale voglia di piangere che non avevo mai sperimentato prima. Sembrava che la perdita di tutti gli amici terreni non potesse reggere il paragone. Piangemmo e piangemmo fino a che il giorno non tramontò». I credenti ora avrebbero dovuto provare a vivere con fede, affidandosi a Dio e fidandosi delle sue promesse anche se non sapevano come. Avere fede nei momenti di buio e fidarsi quando sembra non avere senso. Questa era la prova ed è una prova che dobbiamo affrontare anche noi. Ricordiamoci quando succede che i suoi occhi vegliano sul passero ed egli veglia su di noi sia nei momenti felici che in quelli difficili.